questo è il pugno che è molto meno sporco di quello dei freni ed è molto carino, un po' bagnato per terra, però vabbè, molti non capiscono come si accende la luce, basta chiedere. Lei che nome ha? Che nome ha? Non è un problema, perché la denuncio anch'io. C'è un tesserino. Perché comunque. Guarda, cioè, se hai chiamato, sei chiamato per l'altra ragazza, l'altra signora, il servizio clienti, visto che sei una detta della Fitbox, sei una detta della Fitbox, ok? Facci pure una figura di merda perché ti metto su YouTube, ok? Ok, ma perché mi sai un attimo, visto che sei una detta e mi hai dato un servizio, un numero di servizio clienti, devi essere la prima, dovresti essere la prima a chiamare, visto che sei la detta, addetta proprio a questa cosa. Ma mi dica cosa è successo a me. E niente, sto continuando a registrare così, niente, mi ha dato un numero servizio clienti dicendomi ma di chiamare. Ma ieri ha perso l'autobus. Ieri ho perso l'autobus, non è che ho perso l'autobus, non è passato, perché ho controllato, non è passato quell'autobus. Di conseguenza non è colpa mia e di conseguenza lei dovrebbe darmi una mano, siccome è qui apposta e pagata apposta per questo motivo. Allora, la signorina deve dare una mano alle partenze nel per senso... l'altra signora l'ha aiutata, ha chiamato lei e di conseguenza allora, che non sia passato non è possibile. Può essere che era in ritardo. No, perché lei era là, doveva allora no, assolutamente. Io ero qua dalle 9. Io ero qua dalle 9. Ho guardato il tabellone. L'orario di quell'autobus segnava la A1, la A1 era là, siamo rimasti lì, ok? E di conseguenza non c'è stato... Sa cosa può essere successo? Che a volte... A me non mi interessa quello che è successo, se il tabellone dice che l'autobus deve passare alla A1, io sono tutti verdi, cioè, mi metto a cercare l'autobus in questo giro caso così. Non deve rivolgere, deve rivolgersi agli addetti dell'autostazione perché no, perché comunque l'addetto dell'autostazione ieri sera mi ha detto che siete voi che dovete mettere i cartelli di un certo tipo, perché l'ho chiesto, l'ha allora, detto dell'autostazione, mi ha detto che lui pensa solo alle ATM allora, perché non è un suo compito, fa la fotografia al bus, quando il bus si trova là compare dove dobbiamo fermarci. A volte, a me è successo perché faccio l'autista, cosa succede? Che quando sono là mi mandano per esempio in quella corsia lì, la gente è abituata o c'è il cartellone proprio e l'abbiamo fatto presente che dovrei fermarmi alla A2, voi siete qua e io sono là. Automaticamente cosa succede? Che dopo un tot di minuti il pullman, per esempio io devo partire alle 30, sono i 36, mancano 5 persone. Primo, io non posso aspettare. Ho capito, però lei mi capisce che io per colpa di Fixbus. Ok, sono stata tutta la notte fuori e chiederò il rimborso economico cosa, perché comunque, ma che non so, perché se comunque... Se è vero che non è passato, ha ragione lei, però le posso garantire... Non è passato là, poi se è passato di là, cioè io non mi metto a chiedere da tutti se là nel tabellone c'è scritto A1, perché l'A1 è là, l'A1, non è là, o là, cioè... E sul tabellone, lì, c'è scritto A1, ok? A me non mi interessa se cambiano all'ultimo minuto, cioè devono avvisare magari ci dovrebbe essere anche un autoparlante, esatto, secondo me. A voce, certo, perché se no, cioè se uno in bagno o se uno così, cioè nei treni succede così, con l'autoparlante si avvisano, allora però per ripeto, del cielo. È sempre colpa dell'autostazione. Adesso le posso anche spiegare, gli autobus hanno un numero davanti con un decreto ministeriale. Quello che trovo nel biglietto.
Ecco, okay. In questo caso non la può aiutare, perché se l'autobus non ha la fermata a Modena... Ma ce l'aveva quello, perché io l'ho comprato... Il suo sì, no, in questo caso se quello le dice va a Bologna, passa da Modena. No, però visto che io sto chiedendo, visto che comunque è stato un difetto vostro, se è possibile fare un'eccezione e avere comunque un'uscita a Modena che non è prevista, ma visto il disguido...